Il nuovo Renault Captur è equipaggiato con un sistema stop and start ecocompatibile. Questo sistema consente di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di gas a effetto serra, mettendo il motore in stand-by ogni volta che è possibile. L'equipaggiamento del veicolo, come l'autoradio o il GPS, continuerà naturalmente a funzionare durante la modalità stand-by del nuovo Renault Captur. I componenti meccanici ed elettronici del veicolo sono stati adattati per l'utilizzo del sistema stop and start. Ad esempio, se il veicolo si ferma a un semaforo rosso o nel traffico, il motore va automaticamente in stand-by. Una spia viene quindi visualizzata sul quadro della strumentazione per avvisare che il motore è in stand-by. Per consentire al motore di essere messo in stand-by nel caso in cui il veicolo è dotato di un cambio manuale, la leva del cambio deve essere in posizione di folle e il pedale della frizione rilasciato completamente. Se la spia A lampeggia e il messaggio innestare il folle appare sul quadro della strumentazione, allora significa che la leva del cambio non è stata posizionata in folle e il pedale della frizione non è stato rilasciato. Per ripartire, premere il pedale della frizione e il motore verrà riavviato. Se il veicolo è dotato di cambio automatico, la leva deve essere in posizione D o N e si deve applicare una pressione sufficiente sul pedale del freno per garantire che il motore sia messo in stand-by. Se la spia A lampeggia e sul quadro strumenti viene visualizzato il messaggio «premere il pedale del freno», significa che il pedale del freno non è premuto a sufficienza. Quando si rilascia il pedale del freno, il motore viene riavviato. Se il veicolo è dotato della funzione Auto Hold, il pedale del freno può essere rilasciato mantenendo il motore in stand-by. L'uscita della modalità stand-by avverrà quando viene premuto il pedale dell'acceleratore. Per garantire comfort e tranquillità, alcune condizioni potrebbero impedire al motore di essere messo in stand-by. Ad esempio, se il veicolo è in una fase di manovra, se la temperatura del motore è troppo bassa o troppo alta, se la batteria non è completamente carica, se il livello di temperatura non viene raggiunto o se ci si trova su un pendio ripido. Una spia A barrata appare sul quadro strumenti per avvertire della mancata disponibilità di mettere il motore in stand-by. In altre situazioni, ad esempio quando il motore è in stand-by a un semaforo rosso, potrebbe riavviarsi autonomamente per azionare la climatizzazione o caricare la batteria. A seconda del tipo di esigenza, un messaggio può accompagnare la visualizzazione della spia di segnalazione A barrata. Ottimizzazione della carica della batteria, per dare una priorità alla carica della batteria. Priorità al comfort termico, per dare una priorità alla climatizzazione. Priorità al motore acceso, per dare una priorità alle attività del motore. Per disattivare la funzione, premere questo comando. Il messaggio Stop and Start disattivato appare sul cruscotto e la spia si accende. Il sistema si riattiva premendo lo stesso pulsante. Alla fine del viaggio non dimenticare di spegnere il veicolo manualmente. Se non lo si spegne, il veicolo verrà avviato automaticamente quando viene aperto uno sportello o quando viene slacciata la cintura di sicurezza del conducente. Infine, tenere presente che ogni volta che si utilizza il veicolo, il sistema Stop and Start si riattiverà automaticamente. Buona guida con il nuovo Renault Captur!